Siamo con Domenico Piccioni, sindaco uscente e sindaco entrante, perché i numeri non sono ancora completi, non sono ancora definitivi, sindaco, però dimostrano una forza schiacciante. Assolutamente sì, siamo veramente contenti, felici, perché i nostri concittadini hanno apprezzato il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, soprattutto durante la pandemia. Abbiamo rispettato gli impegni che avevamo preso 5 anni fa e il programma che abbiamo presentato. Noi siamo stati in mezzo ai cittadini tutti e 5 anni, ma soprattutto adesso nella campagna elettorale proprio siamo stati con loro nelle frazioni, al Lido, al paese, nei quartieri, e hanno apprezzato e hanno soprattutto apprezzato il lavoro di questa squadra, che è stata una squadra compatta, coesa, senza mai una discussione. Sindaco, la domanda è d'obbligo, la prima promessa, il primo progetto che attiverete nel momento in cui tornerete nuovamente a Palazzo Comunale. Noi non ci siamo fermati neanche un minuto, dicevo prima, stamattina abbiamo fatto un sopralluogo in un cantiere per risolvere una problematica, stiamo andando avanti così. Le due opere che immediatamente dobbiamo continuare, perché una già abbiamo approvato la prima delibera, è la realizzazione della piazza della chiesa con l'ampliamento e la ottimizzazione dei parcheggi a Tortoreto Lido e a Tortoreto Paese, e poi nel più breve tempo possibile fare il progetto definitivo del polo scolastico per accedere ai finanziamenti sovraccomunali. Mancano da scrutinare circa 2.000 schede, sindaco, numero più, numero meno, però questo distacco è enorme, quasi 1.500 schede di differenza. Sinceramente noi ci aspettavamo di essere confermati, ma con un consenso così è andato oltre tutte le nostre previsioni. Dire che i cittadini, veramente, ripeto quello di prima, li devo ringraziare uno per uno, ma chi ha votato e chi non ha votato, tutti, perché veramente hanno apprezzato il nostro impegno e la responsabilità e la serietà, l'onestà di questa amministrazione.